Ciao a tutti amici di BCTV e benvenuti a questa nuova puntata. Una settimana, quella appena trascorsa, ricca di appuntamenti, dalla 3 giorni Eurobica per juniores ai campionati europei in Repubblica Ceca, passando anche per i giochi giovanili europei olimpici che si sono svolti ad Utrecht in Olanda e poi i campionati italiani di mountain bike a Nemi. Anche gare in provincia di Bergamo e in Lombardia. Con noi avremo questa sera anche un ospite che sempre questa settimana appena passata ha fatto davvero qualcosa di importante, ma prima di scoprire tutto, il menù della puntata nella nostra 100 secondi. E davvero tante immagini, e come avete visto dalla 100 secondi, il piatto forte ovviamente è la 3 giorni aerobica. Ve lo avevo annunciato prima, e con noi questa sera un ospite importante, ha fatto qualcosa di importante, ovvero il vincitore della 3 giorni aerobica. È un piacere avere qui con noi Filippo Zaccanti. Ciao Filippo. Grazie, ciao, buonasera. Filippo Zaccanti, atleta del Team Giorgi, proprio la scorsa domenica, dopo 4 giorni di gara è riuscito a portare a termine la vittoria della 3 giorni aerobica. Filippo, toglimi una curiosità. Se la scorsa settimana, a quest'ora, qualcuno ti avesse detto guarda che domenica vincerai la 3 giorni aerobica, ci avresti creduto? Mai, non ci avrei mai creduto. Fino all'ultimo centimetro dall'ultima tappa comunque non ci credevo. E anche il centimetro dopo comunque. Adesso però hai realizzato che è davvero una vittoria bella e importante. Adesso sì, ho realizzato. E allora direi, prima di continuare con la chiacchierata con il nostro ospite, di andare a vedere quello che è successo alla 3 giorni aerobica. 4 tappe, lo abbiamo detto, una bellissima manifestazione. E allora andiamo a vedere la sintesi di questi 4 giorni. È stata una 3 giorni aerobica spettacolare, 4 tappe dai tracciati tecnici e dai paesaggi suggestivi, percorsi impegnativi con tanta salita. 188 atleti schierati al via, 3 formazioni straniere e alcuni dei migliori talenti del ciclismo italiano, tra cui la maglia tricolore di Matteo Trippi. Il vincitore, da una parte una sorpresa, dall'altra un ragazzo di quelli seri, dediti al lavoro, cresciuto nel tempo, uno che è sempre lì davanti e che in questa 3 giorni aerobica, dopo una buona stagione che gli aveva regalato già una vittoria, ha trovato la sua dimensione ideale, Filippo Zaccanti del Team Giorgi. Ma volgiamo il nastro e partiamo dall'inizio. Si comincia ad Adro, in provincia di Brescia, con i corridori subito messi a dura prova con 98 km che culmineranno in cima al Colle Gallo. Pronti via, subito andatura sostenuta, attacchi e contrattacchi con Leonardo Fedrigo e Yuri Pessotto che vincono gli sprint del 30° e 60° km e riusciranno poi a difendere la maglia fino alla conclusione.
Il gruppo torna compatto prima del GPM di Soltocollina, è qui che nasce l'azione decisiva. Se ne vanno prima in 13, tra loro ben tre uomini in maglia Giorgi, Zaccanti, Cattaneo e Cereda. Ottimo l'accordo, il gruppo tagliato fuori dai giochi vittoria, già ai piedi della salita del Colle Gallo. Ai meno 4 la sparata di Zaccanti che lascia tutti sul posto e inizia una cavalcata trionfale verso il successo. Una vittoria importante che risulterà poi decisiva per l'esito della corsa. Dietro, a 32 secondi, arrivano Sabatini e Tomio. Quarto, a 50 secondi, Canton, miglior giovane. Venerdì, seconda tappa di 98 km da Torre de Roveri a Valbondione. Prime fasi tranquille in pianura, poi la miccia si accende sulle prime rampe della Forcella di Bianzano, con il forcing imposto da Ravanelli, che porta via un gruppetto di 8 corridori. Vince il GPM Merelli della Bergamasca, ma il gruppo torna compatto a Cini. Si vede anche il campione italiano Matteo Trippi, che conquista tutti e due i GPM di Clusone, e poi il gran finale verso Valbondione. Attacchi e contrattacchi, ma l'azione risolutrice è quella di un ritrovato Nicolò Pacinotti del team Palma Cipriani e Gestri, che vince con ampio margine la volata del gruppetto, relegando al secondo posto il bergamasco Eros Colombi del Giorgi, terzo Francesco Lorenzini della Monsumanesi, Filippo Zaccanti confermato leader della classifica generale, nonostante una caduta ad inizio tappa e di 20 secondi di penalizzazione che gli ha inflitto la giuria per non aver rispettato le disposizioni per il rientro in gruppo. La terza tappa è quella più difficile e decisiva, 104,4 km da Pedrengo a Bossico, prime fasi nel circuito iniziale con vari allunghi ma nulla di consistente. Poi il gruppo si ricompatta e così arriva fino ai piedi dell'ultima salita di Bossico. Ben presto si mette in evidenza Carlo Franco della GB Junior Team, con lui anche Nicola Bagioli, poi rientra il compagno di Franco Mattia Pastorino e Bagioli si arrende. I due GB se ne vanno ed è trionfo, primo Franco e secondo Pastorino, terzo il toscano Gabriele Giannelli dalla Romagnano, ottavo Zaccanti a 10 secondi che ipoteca la tre giorni aerobica ad una tappa dal termine. Ultimo atto da Lallio a Farah Geradadda, sulla carta una frazione per velocisti, ma qui negli anni si è imparato che nulla è scontato e così sarà anche stavolta. Vari attacchi nel circuito di Farah, ma nessuno prende davvero il largo. All'ultimo giro ci prova convinto Platini della Country, ma anche per lui non c'è speranza. Chi sorprende tutti invece è Nicolò Bagioli della Canturino. Dopo l'ultimo chilometro approfitta di un paio di curve per guadagnare qualche metro e l'azione decisiva è imprendibile, l'ultima tappa è sua. Per un solo secondo anticipa la volata del gruppo regolato dal veronese Attilio Viviani della KKR Italia e ottimo terzo Andrea Cortinovis della Bergamasca. In gruppo arriva anche Filippo Zaccanti, la tre giorni aerobica 2013 è definitivamente sua, con 11 secondi su Giacomo Tomio e 57 su Massimiliano Canton, che conserva anche la leadership dei giovani. Ad Emanuele Sabatini la maglia rossa della classifica punti, ad Alessio Bottura quella verde del GPM, il rusco Protochkin migliore degli stranieri e il team Fratelli Giorgi top team della corsa. In conclusione, un plauso agli organizzatori Antonio Torri e Patrizia Lussana e a tutto il team 2003 per aver messo in cantiere un'altra edizione della tre giorni aerobica emozionante e da ricordare. E davvero complimenti al team 2003, ma complimenti anche a Filippo Zaccanti. Rivedere queste immagini, Filippo, immagino che ci sia ancora più grande emozione. È molto emozionante, è stato bellissimo rivederle. Comunque fuori dalla corsa deve essere tutta un'altra cosa vedere. Abbiamo visto dalle immagini prima che diciamo, la tua vittoria si è costruita un po' sul Colle Gallo. Tra l'altro adesso possiamo vedere, eccole proprio qui, ancora delle immagini dalla prima tappa. Raccontaci un po' com'è andata questo bellissimo attacco studiato a tavolino. No, a tavolino no, il mio obiettivo era arrivare al Colle Gallo anche in gruppo, poi sapevo che non dovevo arrivare all'ultimo chilometro insieme agli altri, dovevo attaccare prima, fare la salita più regolare possibile, sapevo che avrei potuto far bene. Vincere no, però alla fine è arrivata. Ed è andata bene. Sì. Diciamo, qui hai costruito il tuo successo, ma non sono mancati i momenti difficili, mi pare forse la seconda tappa è stata quella più dura per te, no? Sì, la seconda tappa è stata molto pesante anche tutta la giornata, posso dire, perché la caduta, la penalizzazione e anche la tappa in sé è stata dura mantenere la maglia in quel giorno. E sei stato bravo tu, ma molto bravi sono stati anche i tuoi compagni di squadra del team Giorgi che ti sono stati vicini, immagino che li vuoi anche sì, pubblicamente ringraziare, magari ricordiamo chi erano i tuoi compagni e magari ricorda un po' qual è la tua squadra, chi sono i componenti di che compongono appunto il team Giorgi. Sì, il team Giorgi, la mia squadra e altre giorni aerobica correvamo io, Edoardo Cereda, Simone Cattaneo, Simone Guizzetti e Eros Colombo.
L'ho detto più volte che questa maglia che ho portato a casa, forse più loro che mia, vi voglio veramente ringraziare loro, il presidente Carlo che fa di tutto per noi e il nostro direttore sportivo Paolo Lanfranchi che ci segue da gennaio e... È stato fantastico. È davvero, immagino, un'emozione davvero per tutti, in particolare per il presidente Carlo Giorgi, l'abbiamo visto sia sabato ma soprattutto domenica, molto emozionato e contento per questa tua vittoria. La stagione non era iniziata proprio benissimo per la squadra in termini di vittorie, diciamo. In 15 giorni, tu avevi già vinto anche una quindicina di giorni fa in provincia di Brescia, è cambiato davvero tutto. Sì, in 2 settimane si è ribaltata tutta la situazione. 2 vittorie in un giorno e adesso anche da 3 giorni aerobica, il presidente Carlo era felicissimo. Ricordiamo l'altra vittoria l'aveva ottenuta Terruzzi, che tra l'altro anche domenica scorsa si è piazzato, terzo, quindi anche lui in un buon momento di forma. Direi, questa vittoria sicuramente la più importante della tua carriera, cosa cambia ora nel proseguo della tua carriera? Prima non ci speravo, non il mio futuro ciclistico, comunque non era una cosa che... Non era un'idea concreta che avevo in testa. Adesso è una vittoria importante, posso pensare bene e vediamo. E vedremo andare avanti. Una domanda, se mi posso permettere. Allora, la 3 giorni aerobica, abbiamo visto quest'anno, era una gara per scalatori. C'è a settembre il mondiale in Toscana, a Firenze, con un percorso molto duro. Zaccanti, un pensierino alla maglia azzurra dopo questa vittoria, ce lo fa? Sì, ce l'ho fatto anche più volte, il pensiero al mondiale. So che è un percorso molto duro con la salita a Firenze, che mi si addice anche lunga e dura, e pensiero ce l'ho fatto. E te lo auguriamo magari di poter essere Grazie. Uno degli azzurri che possa difendere appunto la nazionale italiana nel prossimo mondiale che si correrà appunto in casa. Io farei un passo indietro per quanti magari non ti conoscono bene, non ti hanno seguito negli anni passati. Come nasce la passione per il ciclismo di Filippo Zaccanti? Come ti sei avvicinato poi al ciclismo e dove hai corso negli anni precedenti e come sei arrivato a vincere la 3 giorni aerobica? Il ciclismo in casa mia è stato sempre presente, con mio padre che è andato in bici da quando... ero giovane fin da piccolo, diciamo, ho sempre visto la bicicletta in casa. Verso quando ero esordiente in secondo anno, però ho comunque realizzato l'idea di voler provare a andare in bici. Grazie anche all'aiuto di un mio compagno di classe, ho preso in considerazione, mi sono iscritto alla Polisportiva Albano di Micheletti e ho fatto il secondo anno di esordiente dopo 2 anni d'allievo lì. Mi sono divertito, non ho realizzato molto come risultati, poi sono passato al Team Giorgi e da quest'anno ho cominciato a pensare un po' più in grande. E penso che sia forse la strada migliore, lo dimostrano gli ultimi risultati, e penso anche che sia una grande gioia, l'abbiamo detto prima, per il Team Giorgi ma anche per la Polisportiva Albano. Sì. Ho avuto modo di vedere anche domenica il presidente Micheletti, anche Messa che si distribuisce un po' tra Giorgi ed Albano, erano davvero tutti molto felici per la tua vittoria e li possiamo capire. Io direi di proseguire con la nostra puntata, ormai la conoscete la rubrica, le 5 cose più belle della settimana, andiamo a vedere la 5 up. Quinta posizione della nostra 5 up per il giovane Mirko Manazzale, che si conferma una grande promessa a livello nazionale nella specialità downhill. La scorsa domenica, infatti, il bergamasco della Bikers Petosino ha vinto il campionato italiano downhill nella categoria esordienti, nella rassegna tricolore disputata a Prali in Piemonte. Grandissima discesa, bravissimo! Al quarto posto mettiamo le punte di diamante della TX Active Bianchi, che la scorsa domenica hanno messo a segno una magnifica tripletta. 2 i titoli nazionali, il primo, quello italiano degli Under 23, con la conferma dell'alto atesino Gerhard Kirschbaumer, che ha vinto la prova di Nemi tagliando solitario il traguardo. L'austriaco Gerhard Gibauer si è confermato a sua volta campione nazionale nel suo paese, mentre il colombiano Leonardo Paez continua la sua scia di successi vincendo la South Dolls Mountain Classic in Piemonte.
Terza posizione per il dilettante Gianfranco Ziglioli del team Colpack, che prolunga il suo momento magico con un altro weekend da incorniciare. Sabato ha vinto in solitaria l'impegnativa Cirie Pian della Mussa, una classica per scalatori. Secondo il suo compagno Manuel Senni a completare il successo di squadra. Il giorno successivo, nella Freccia dei Mini, si è dovuto accontentare del secondo posto, battuto al photo finish da sorprendente eritreo Kudus della rappresentativa UCI. Secondo posto per la bergamasca Rossella Ratto, grande protagonista tra le Under 23 all'Europeo in Repubblica Ceca. Prima ha conquistato la medaglia d'argento nella prova a cronometro, seconda solo all'Ucraina Ganna Solavei, un risultato di grandissimo spessore per la giovane di Colzate. Poi, nella prova in linea, ha contribuito al trionfo italiano con Susanna Zorzi, medaglia d'oro, Francesca Kautz, medaglia d'argento, la stessa Ratto, quarta, e Dalia Muccioli, ottava. E la prima posizione della nostra 5-up questa settimana è per Filippo Zaccanti, lo junior del team Giorgi, che un po' a sorpresa ha conquistato la tre giorni aerobica. Non che non conoscessimo le doti da scalatore del bergamasco, ma certo non era tra il novero dei favoriti della vigilia. Anche se mancavano alcuni azzurri impegnati all'europeo, il parterre dei partenti era di altissimo livello. Ma lui ha preso la maglia al primo giorno con una splendida azione che gli ha dato la vittoria sul Colle Gallo e poi ha controllato la corsa con una maturità che lascia ben sperare per il futuro. Qualcosa abbiamo già visto nella 100 secondi. Andiamo ora a vedere le immagini delle gare che abbiamo questa settimana. Innanzitutto i giochi olimpici europei giovanili che si sono svolti ad Utrecht in Olanda, dove in particolare si sono ben comportate le ragazze della categoria allievi, conquistando due bellissime medaglie d'oro con Lisa Morzenti e Martina Alzini. Poi avremo i dilettanti Elite Under 23, la gara di Carnago. Poi le gare allievi di Sedrina in provincia di Bergamo, prova valida per la Challenge Valle Brembana, ed infine i campionati italiani cross country di Nemi. Partiamo con i servizi. European Youth Olympic Festival, i giochi olimpici europei giovanili, si sono svolti la scorsa settimana ad Utrecht in Olanda. Una grande festa, un grande spettacolo con tanto di cerimonia inaugurale e di chiusura, Re Guglielmo d'Olanda a fare gli onori di casa. 9 sport olimpici, centinaia di giovani atleti provenienti da tutta l'Europa per un'esperienza indimenticabile. C'era anche il ciclismo, categoria allievi maschi e femmine. Grandissimi risultati sono arrivati in campo femminile con 2 medaglie d'oro su 2 in palio. A difendere i colori azzurri c'erano tra le ragazze Lisa Morzenti, Martina Alzini e Silvia Persico, tra i maschi Mattia Cristofaletti, Francesco Romano ed Edoardo Sali. Al primo colpo è arrivata subito la prima medaglia d'oro con la 15enne bergamasca Lisa Morzenti, che, fresca di titolo italiano a cronometro, si è dimostrata imbattibile anche a livello europeo, lasciandosi alle spalle una danese ed una russa. La prova contro il tempo maschile è stata vinta dal norvegese Blikra Erlend Jordbrick. Il migliore degli italiani è Cristofaletti, solo 23esimo. Decimo invece il russo di Billongo, Sergei Rostovtsev, che durante la stagione corre in Italia con la maglia della Valseriana Albino. Bis d'oro nella prova in linea femminile, il percorso completamente pianeggiante tra le campagne olandesi lascia poche speranze di vedere un arrivo non in volata. Infatti tutto si decide con uno sprint di gruppo dove a dir poco fantastica Martina Alzini, che brucia gli avversari, esplode il suo urlo di gioia e incredula, in lacrime, festeggia questa preziosa vittoria. Alle sue spalle due atlete britanniche. Vittoria tedesca invece nella prova in linea allievi maschile con il colpo di Leo Appelt, che ha preceduto l'olandese Enkhorn, e terzo il bielorusso Valkau. Ancora bravo Sergei Rostovtsev, sesto, mentre il migliore degli azzurri è stato Cristofoletti, quindicesimo. Una volata stupenda e una commossa dedica a Daniele Tortoli. È così che Marco Prodigioso lascia il segno in una gara dal fascino unico come il Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese. Alle spalle del portacolori della Monviso Venezia, due corridori Colpack. Secondo è Giorgia Vocchiola, mentre in terza posizione arriva Oliviero Troia. Oltre 30 gradi la temperatura, 138 partenti, 164 chilometri totali da percorrere. Questi i numeri della corsa organizzata dalla Carnaghese, con i due GPM di Solviate Arno e Castelseprio da ripetere 8 volte, i quali, uniti alla forte andatura del gruppo e al caldo cocente, fanno una selezione devastante.
Al comando rimangono 15 uomini e sono Giorgio Bocchiola e Oliviero Troia della Colpac, Francesco Sedaboni della Marchiol, Nicola Toffalli, Roberto Giacobazzi e Mark Garbi della General Store, quindi Juger Zuppa, Matteo Busato e Daniele Dell'Ost della Trevigiani, Redi Alelai della Named Ferroli, Daniele Ferraresso della Ciclismo 2000, Roberto Greselin della Palazzago, Mirko Gossio della Gavardo, Marco Tizza della FGMM Impianti e infine proprio Marco Prodigioso. Ci si gioca tutto nell'arrivo tecnico di Carnago con strappetto e lieve discesa negli ultimi metri. Tutti i giochi di squadra saltano perché è uno sprint a chi ne ha di più. Nell'ultima curva entra sparato Prodigioso che mantiene la testa sino all'arrivo. Alle sue spalle tiene la posizione Bocchiola mentre Troia salta nel finale portacolori della FGMM Impianti Marco Tizza, quarto. Ecco le parole del vincitore. E sapevo di dover impostare la volata per entrare al massimo al terzo posto, sono riuscito a entrare al pari di Busato, al secondo, e pensavo di pagarla perché su questi arrivi solitamente un po' li ho sempre pagati, però oggi è andato tutto perfetto e c'era una motivazione ben più forte del solito. Questa settimana, come tutti sapete, è mancato Daniele Tortoli, un grande del ciclismo, mio direttore per un anno solo, e forse è stato lui che mi ha dato quel pizzico in più per poter primeggiare, arrivare con qualche mezza ruota di vantaggio. E questa va alla squadra, alla famiglia che è un momento difficile mi ha accanto e per forza sono obbligato. Questa è per te Daniele. Un percorso selettivo, 80 corridori che si sono dati battaglia e, alla fine, un degno vincitore, quel Paolo Aldrighetti che si sta mettendo in mostra non solo per i successi, 4 con quello di domenica, ma soprattutto per il suo modo di correre, sempre improntato all'attacco. Sono stati questi gli ingredienti del quarto trofeo Vincenzo Gotti alla memoria, gara organizzata alla Polisportiva Sedrinese e valida come terzo atto della Challenge della Valle Brembana. E dobbiamo dire che si è trattato di una gara spettacolare. Oltre all'esigente percorso, caratterizzato da 1000 metri di dislivello e ben gestito dagli organizzatori di Patron Gotti, a rendere splendida la gara ci hanno pensato gli atleti al via, che praticamente non sono mai stati in gruppo. Già nelle due tornate intorno ai paesi di Clanezzo e Ubiale, infatti, si è registrata un'interessante fuga che ha raggiunto anche il minuto e mezzo di vantaggio e che è stata promossa da 7 atleti: Mauro Bonzi, Luca Riva, Luca Bonomi, Dario Bassi, Riccardo Belotti, Diego Falconi ed Ettore Gualdi. Attivo soprattutto il portacolore da San Marco Vertova, capace di vincere tutti e tre i traguardi volanti. Ma le velleità dei 7 attaccanti della prima ora sono state spente dalla salita principe della manifestazione, il Berbenno, sulle cui rampe la corsa è esplosa. I battistrada sono stati ripresi e saltati a metà salita da altri 7 atleti, Paolo Aldrighetti, Simone Piccolo, Massimo Fieni, Elia Pedrali, il leader della Challenge Giovanni Minari, Davide Botta e Rocco Ventrelli, poi costretto ad alzare bandiera bianca per una banale caduta in salita. Al GPM, vinto da Aldrighetti, i 6 vantavano una 40 di secondi di vantaggio su Nicolò Brescianini, Sergei Rostozev, Luca Fenaroli e Nazareno Manzoni. Un margine più che sufficiente per gestire gli ultimi 15 km e giocarsi la vittoria sul rettilineo finale di via Cassettone, dove il milanese Paolo Aldrighetti ha fatto valere il suo miglior spunto veloce lasciandosi alle spalle Piccolo e Fieni. Qualche metro più indietro ha chiuso il sempre presente Pedrali, che ha preceduto Minari e Botta. A completare l'ordine d'arrivo Rostostev, Brescianini, Manzoni e Alessandro Pini, primo dei ragazzi classe 1998. In virtù di questi risultati, il bresciano Minari consolida il suo primato nella Challenge, sfruttando l'assenza di Conci e Giacomelli. Ha difeso la maglia dei giovani anche Diego Gherardi, mentre il simbolo del miglior scalatore è passato nelle mani di Aldrighetti. La cittadina laziale di Nemi ed il suggestivo e apprezzato tracciato dei Colli Albani hanno ospitato domenica i campionati italiani MTB, specialità cross country. L'attesa sfida conclusiva tra i big della categoria elite, su tutti il campione uscente argento olimpico Marco Aurelio Fontana, è stata funestata da un temporale tanto improvviso quanto violento che nel finale ha scaricato pioggia, vento e grandine sul percorso e sui corridori. Quasi una tromba d'aria che ha rischiato addirittura di far sospendere la corsa, condizioni al limite, tracciato accorciato di un giro, nel bosco sembra calata la notte e piani della corsa sconquassati. Fontana, che era in testa, cade e spiana la strada ai due inseguitori, nel finale l'allungo decisivo di Marco Tabacchi della Forestale, che va a conquistare il primo tricolore in carriera davanti ad Andrea Tiberi della Control Tech Navy e Marco Aurelio Fontana della Cannondale. Oggi il temporale ha detto la sua e ha cambiato tutte le carte in tavola.
E sono riuscito a spuntarla, insomma. Sì, se vince il migliore bisogna prenderne atto. Lui è stato più bravo di me. E niente, complimenti a lui. Ho avuto una giornata difficile, ho interpretato male le condizioni del terreno e basta, niente, insomma, perso così. Tra le donne elite tutto secondo pronostico, con l'altoatesina Eva Lechner che indossa la maglia tricolore per il quinto anno consecutivo. Seconda Anna Oberparleiter e terza Judith Pollinger. Buon quinto posto per la bergamasca Nicoletta Bresciani. Ma comunque mi sono sentita molto bene oggi e ho fatto il mio ritmo e sì, sono contenta. Altra conferma quella tra gli under 23 con Gerhard Keschbaumer, Tixactiv Bianchi che fa il vuoto e si lascia alle spalle nell'ordine i tre della Forestale, Nicola Spettina, Daniele e Luca Braidot. Sì, ho fatto tanto allenamento e adesso sto molto molto bene. La prossima settimana c'è la Coppa del Mondo in Val d'Ova. Sì, vediamo come va, però sto bene. Altro successo altoatesino tra le donne under 23 con la brava Lisa Rebensteiner che ha anticipato Alicia Bulleri e Giulia Bastardino. Bella anche la gara degli juniores con il bravissimo Gioele Bertolini che in barba ad un circuito non proprio adattissimo alle sue caratteristiche si conferma ancora una volta il migliore, battuti Alessandro Serravalle e Michael Spoengler. Per quanto riguarda i colori orobici, quarto Federico Barri, ottavo Cristian Buffelli e decimo il primo anno Daniel Tassetti. Ancora più netto l'esploit di Emily Colomb, che ha staccato nelle donne junior l'amica e rivale Greta Weitheiler, con le bergamasche Serena Tasca e Chiara Teocchi rispettivamente terza e quarta. E belle immagini dai campionati italiani di Nemi. Tra l'altro vorrei ringraziare gli amici di Atlantide Video Service che ce le hanno fornite. Ricorderei altri risultati di cui non abbiamo le immagini ma che credo sia giusto nominare. Innanzitutto partiamo dalla vittoria dell'esordiente Luca Biffi dell'Almenno San Bartolomeo che domenica si è imposto nella gara di Agrate Brianza. Altro successo, e parliamo di mountain bike, per Mirko Celestino dell'Avion Axevo che ha fatto il tris personale nella Gran Fondo del Montello. Alcune immagini delle notizie le avevamo già date prima nella Five Up, le belle prestazioni di Rossella Ratto agli europei e la vittoria di Susanna Zorzi. In chiave bergamasca vorrei sottolineare il sesto posto della junior Arianna Fidanza nella prova in linea ed il decimo posto di Davide Villella tra gli under 23. E Filippo, sperando di vedere anche te magari un giorno in azzurro come abbiamo detto prima, a breve termine quali sono i prossimi obiettivi e magari anche domenica prossima se ci vuoi dire dove andrai a correre, con quali obiettivi? Sì, domenica sarò all'internazionale di Loira e poi martedì correremo alla cronoscalata della Cenialtino dove spero di fare bene. E due belli appuntamenti dove sicuramente le tue caratteristiche ti potranno permettere di far bene. Forse adesso gli avversari ti guarderanno un po' con più attenzione dopo questa bella vittoria alle tre giorni aerobica. Noi siamo ormai quasi giunti a conclusione, a me non resta che innanzitutto ringraziare te Filippo per essere stato qui con noi, è stato davvero un piacere e grazie anche alla tua squadra che ti ha permesso di essere qui con noi, grazie e in bocca al lupo per il proseguo della crepi stagione. Grazie a voi. Ringraziare voi amici a casa che ci seguite su Video Bergamo, canale 85 del Digitale Terrestre, anche su internet, anche dal nuovo sito www.bctv.it. Io vi do appuntamento con BCTV per la prossima settimana e quindi un saluto da Giorgio Torre e arrivederci alla prossima.